quartiere sotto shock per la tragedia familiare, la testimonianza di un vicino di casa. Il responsabile della protezione civile parla sull'esperimento di ieri in Sicilia. Al via gli acquisti con i saldi 2023. Un'estemporanea di pittura degli allievi dell'Accademia Michelangelo. Buongiorno da TVA Notizie, apriamo con la cronaca, con la tragedia familiare che si è consumata questa mattina nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Un omicidio-suicidio all'interno di un appartamento. Sul posto per noi è andato Arturo Cantella. Omicidio-suicidio a Fontanelle, quartiere popolare di Agrigento, in via Alessio Di Giovanna. Secondo i primi dati raccolti, in un momento di grande tensione, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è suicidato. L'uxoricida è Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, la vittima Elena Buonanno, 45 anni. La coppia aveva due figli, uno di 19 e uno di 15 anni. Gallo Cassarino avrebbe ucciso la moglie a coltellate e dopo si è impiccato in casa. A fare l'amara scoperta è stato il figlio che, dopo aver tentato varie volte a mettersi in contatto con i genitori, ha deciso così di recarsi nell'abitazione. Sul posto immediatamente i sanitari del 118, i carabinieri, la squadra mobile di Agrigento e la polizia scientifica. A condurre le immagini il procuratore facente funzione Salvatore Vella e il sostituto procuratore Cecilia Baravelli, che è già sul posto in attesa del medico legale per la prima ispezione cadaverica. I vicini raccontano delle grida, forse l'ennesima lite tra i due coniugi. Il Gallo Cassarino soffriva da mesi di una forte depressione ed era in cura e si era anche licenziato dalla ditta SEAP. La moglie lavorava in un negozio di Mievera. Sentiamo la testimonianza di un vicino di casa. In mattina con la figlia la lasciavo a scuola, che andava a scuola a sera. Il papà andava a abitare allora, c'era questo accordo. Però non l'ho presente a lei, solo che lavorava la figlia. Ed è la zia di fidanzato di mia nipote, quindi non c'era questa. Cosa può essere accaduto per un gesto del genere? Non glielo so dire, perché sarei, non conosco bene la situazione, però so che era una buona ragazza, ma anche lui non mi dava, io lo vedevo così, pigliava il mio nipote, non me lo spiego, insomma, non... Certo, quando si sballa di testa uno, basta un attimo che l'orologio non cammina, che almeno è un disastro. Mi auguro che queste cose non succedano più. Però una cosa mi sento di dire, in queste sere ho visto la polizia qua, quindi ci sarà successo qualche cosa che non so che cosa, perché a vivo c'è stato. Io, ragazzi, che buona estate a tutti. A Cammarata finalmente aperto un distaccamento dei vigili del fuoco. Vigili e agenti della forestale possono così salvaguardare meglio la zona boschiva. Il presidio inaugurato ai Salaci, accanto allo stadio comunale. È stato inaugurato ieri il nuovo presidio dei vigili del fuoco del distaccamento rurale di Cammarata. Alla presenza dell'ex comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento Giuseppe Merendino, quello attuale Antonio Giulio Durante e il direttore generale dei Vigili Enno Aquilino. Tra le autorità presenti anche il parlamentare pisano, l'assessore regionale Pagana, che hanno seguito per l'intero procedimento fino alla sua positiva conclusione. Grazie al nuovo presidio sarà migliorata l'attività di prevenzione e soprattutto rendere tempestiva la capacità di intervento sul territorio della montagna agrigentina, al fine di contrastare gli incendi boschivi, ma sarà anche fondamentale per quanto riguarda il soccorso pubblico in situazioni di pericolo. Un'emozione, una data storica per il nostro territorio che ha visto l'inaugurazione del presidio dei vigili alla presenza delle massime autorità. Questo quanto detto dal sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane. Grazie anche all'onorevole Pisano, che in tutto quest'iter ha supervisionato il tutto da Roma, che è importante anche questo. In conclusione permettetemi di ringraziare i miei dipendenti comunali, l'ingegnere La Greca e il geometra Panepinto, per il lavoro svolto non si sono risparmiati in questi mesi. All'impresa esecutrice, il signor Reina, che in 15 giorni, in pochissimi giorni, hanno trasformato una stalla in una caserma a mio avviso bella ed accogliente, che avremo poi modo di poter vedere poi con il taglio del nastro.
tutto abbiamo fatto qualcosa in più del dovuto, anche i miei assessori, che ringrazio in maniera particolare tutti, soprattutto l'assessore, il vice sindaco Scudato, che ha la delega ai lavori pubblici, consapevoli di lavorare per una cosa importante per tutti noi, che può essere determinante per la salvezza della nostra vita. Qualcuno potrebbe dire che è solo per 3 mesi. Don Antonio, noi ringraziamo Dio anche per averli per questi 3 mesi e lo prendiamo come un punto di partenza, non di arrivo. Iniziamo con 3 mesi all'anno, che è messi un lavoro di rete, di squadra, con il servizio antincendio che sono qua presente e che ringrazio, con il distaccamento dei forestali, con la base degli elicotteristi. Abbiamo creato una rete. A breve creeremo anche il gruppo dei volontari di protezione civile. Quindi ecco, fare rete, fare squadra, fare squadra per ottenere i risultati come quello di oggi, ma fare soprattutto rete per far sì, per proteggere il nostro territorio. Noi lavoreremo per questo e sicuramente con l'aiuto di tutti riusciremo a trasformare questa base da un presidio rurale che avremo soltanto 3 mesi a una base permanente. Grazie. Il sindaco Mangiapane ha spiegato benissimo che cosa ha voluto fare, che cosa ha voluto, quale servizio ha voluto rendere alla propria cittadinanza, quale presidio ha voluto raggiungere. Perché qui, dicevo, insieme al comune c'è innanzitutto la forestale, il corpo forestale che ci ha accolto, così che da sgombrare tutti quei discorsi, a volte a Palermo sento discorsi, la forestale si contrappone, i vigili del fuoco si contrappongono alla forestale, forse a Palermo c'è qualche antipatia, ma qui no, qui assolutamente c'è un lavoro di sinergia perfetta. In tempi record ha fatto i lavori, mi ha supportato in tutte le richieste che gli abbiamo fatto e ci ha permesso poi di portare a casa il risultato, perché dovete sapere, Cammarata non era nell'elenco dei presidi rurali che dovevano essere decretati, è uscito proprio all'ultimo secondo. A questo punto ne approfitto anche per ringraziare tutti gli altri, perché altre figure che hanno fatto la differenza, bisogna dirlo, qui seduto in prima fila, bisogna dirlo, il deputato Lillo Pisano, hanno ripreso il tutto, hanno sollecitato l'assessorato e hanno permesso in qualche modo che questo progetto venisse realizzato. Ascoltiamo adesso Salvatore Cocina, responsabile della protezione civile, sul nuovo sistema di allarme che ha interessato ieri la Sicilia. Message from the Italian Public Alert System. It will alert you in the event of a major emergency once operational. To get more information go to www.it-alert.it and fill out the questionnaire. È andata complessivamente bene, ma lo diciamo sulla base delle osservazioni che abbiamo fatto, ottenute dalle squadre su tutto il territorio, circa 50 postazioni in piazze, ospedali, stazioni ferroviarie, supermercati, ipermercati, sull'Etna, anche su Stromboli. Diciamo un centinaio tra funzionari, anzi di più, dicendo tra funzionari e volontari che hanno monitorato le reazioni della popolazione all'arrivo del messaggio e hanno anche raccolto le impressioni. La gente è sufficientemente informata, anche i turisti, anzi i turisti forse più preparati dei siciliani all'arrivo del messaggio. Poche scene, anzi nessun momento di panico, di confusione, semmai qualcuno infastidito, un no IT alert infastidito dal messaggio, e si sono verificati diversi casi tuttavia di mancato arrivo del messaggio o di arrivo dopo mezz'ora, addirittura qui in sala operativa per telefono di certi operatori è arrivato dopo un'ora, quindi alcuni operatori in effetti hanno avuto dei problemi. Comunque complessivamente riteniamo che il numero di messaggi non arrivato, dei segnali arrivati, sia stato intorno al 10-15%, per cui l'esperienza è assolutamente positiva, ma questo numero servirà a migliorare ulteriormente. Sono stati celebrati ieri a Roma i funerali della giovane Michelle Maria Causo.
A presiedere la funzione nella chiesa di Prima Valle il vescovo agrigentino Baldo Reina, vescovo ausiliario del settore ovest della diocesi romana a cui appartiene la parrocchia di via Torrevecchia, Prima Valle. Il degrado, ha detto all'omelia Monsignor Reina, è nella cultura che respiriamo. La morte di Michel, ha aggiunto, ci deve mettere tutti in discussione. Delle domande come chiesa e come società civile. Dove stiamo andando? Cosa stiamo offrendo ai nostri giovani? Ce la sentiamo ancora di dire che stiamo costruendo un futuro per loro? Oppure siamo diventati nostro malgrado complici di progetti di morte? Calogero, il santo immigrato divenuto agrigentino, è il titolo di una estemporanea di pittura sul sagrato del santuario di San Calogero. Arturo Cantella. Calogero, il santo immigrato divenuto agrigentino, questo è il titolo dell'estemporanea di pittura che si è svolta ieri pomeriggio sul sagrato del santuario di San Calogero. Hanno partecipato 14 allievi selezionati dall'Accademia Belle Arti Michelangelo, coordinati dal professor Alfonso Rizzo, tracciando loro ognuno delle immagini del santo. Con tanto piacere diciamo che ho selezionato questi ragazzi del corso di pittura, ragazzi molto bravi che hanno ognuno degli stili diciamo completamente diversi. Sicuramente faranno un bel lavoro perché conoscendo le proprie diciamo doti sicuramente riusciranno a fare degli ottimi lavori. E appunto proprio per questo, per appunto onorare questo santo che ad Agrigento è molto diciamo amato, e quindi perché non sfruttare l'arte, la pittura per appunto dare omaggio al San Calogero? Ci sarà una premiazione? Sì, dopo quando i ragazzi finiranno ci sarà una premiazione che, con delle targhe di riconoscimento. Abbiamo avuto modo di, in collaborazione con l'Accademia stessa, di proporre per la città e per arricchire sempre di più il programma di eventi di arte e di cultura per Agrigento questa estemporanea con alcuni di coloro che fanno parte di questa accademia, proprio per voler evidenziare il fatto che ci sono diverse modalità per poter vivere bene i festeggiamenti in onore di San Calogero, quali potrebbero essere gli eventi che abbiamo avuto e vissuto i due giorni precedenti con una mostra fotografica a cura del museo, poi la tavola rotonda a cura del santuario sulla spiritualità del santo, e ora quest'altra tipologia di arte visiva, che è catturare quelli che possono essere alcuni momenti di salienti della festa o dei festeggiamenti, dati in un modo un po' più particolare, con la bellezza del personale dell'artista che dipinge il quadro. Quindi anche questo è un modo per onorare San Calogero e dire a tutti che all'interno nella nostra città c'è anche quest'altro polo dell'Accademia delle Belle Arti che fa cultura, che fa arte. L'Accademia è sempre attiva all'interno dell'Interland agrigentino per formare i ragazzi anche quando lo richiede lo richiedono le festività, come in questa giornata rendiamo omaggio a San Calogero. Il mio è una rappresentazione di San Calogero in chiave moderna, sia per l'utilizzo dei colori e anche delle pennellate. Diciamo che i colori non sono diciamo i soliti colori, quelli un po' usuali, infatti ho utilizzato più il rosso, sfumature anche per le ombre, utilizzare colori un po' più freddi come il viola. Però sempre con appunto richiami dell'iconografia appunto di San Calogero, come appunto la veste e l'aureola.
Beh, mi sono ispirata soprattutto al San Calogero di Porto Empedocle, perché io vengo da lì. Queste comunque sono le tonalità che utilizzo in pittura, sul viola, sul lilla, e quindi ho applicato il mio stile di pittura su questa figura. Stiamo interpretando questo San Calogero in forma personale. Siamo qui con l'Accademia di Belle Arti di Agrigento, capitanati dal professor Alfonso Rizzo, che ci sta coordinando. Passeremo una bella giornata all'insegna dell'arte. Questo è un quadro di San Calogero, però nel mio stile, nella mia forma. Una pittura un pochino di impatto, un po' audace. Le piace questa iniziativa? Sì, certo. Sempre. Tutte le iniziative sono buone per fare arte. Cos'è che la ispira? La sua vita, diciamo le sue leggende, come quella che appunto curava le malattie con le acque termali, la sua vita da eremita, viveva dentro le grotte di povertà, insomma. Questo San Calogero è un ipotetico San Calogero di oggi, un giovane che arriva e vorrebbe donare, non soltanto prendere, e purtroppo però si ritrova a non poter entrare, perché tante volte alziamo muri, alziamo fili spinati, non li facciamo entrare. È proprio ispirato ad Agrigento, e quindi con la Scala dei Turchi, il problema degli immigrati e i colori, i nostri colori della Sicilia, che sono fantastici. Al via i saldi in Sicilia, c'è il servizio. Dal 6 luglio al via la stagione dei saldi, disciplinata dalle nuove regole del codice del consumo. 213 euro la spesa media a famiglia preventivata, con un aumento del 5% rispetto all'anno 2022. Quest'anno per i saldi sarà una nuova stagione, quella della data unica d'inizio in tutta Italia, quella dell'introduzione di nuove regole, che come riscontrato da sempre Confcommercio e da Federmoda non fanno venire meno la necessità di trasparenza nell'e-commerce, anzi il tutto dovrà essere disciplinato in base al principio stesso mercato, stesse regole, saldi che come sempre rappresentano un'occasione per fare recuperare un po' di ossigeno ai commercianti, soprattutto dopo l'ultimo anno contrassegnato dal caro energia e dall'aumento dell'inflazione. Anche se è doveroso far prevalere un cauto ottimismo in termini di spesa, dichiara Alfonso Valenza, presidente di Federmoda Agrigento, tanti consumatori, come ogni anno, aspettano i saldi per acquisti mirati e nel contempo gli operatori sperano in un cambio di tendenza rispetto al calo medio registrato nei mesi scorsi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oggi più che mai questa fase deve essere vista come quella della ripartenza, e auspicabilmente dobbiamo ripartire con l'acquisto nei negozi di prossimità, il vero sostegno che si può dare ai nostri centri urbani fortemente in sofferenza in termini di sostenibilità economica. A partire dal prossimo 6 luglio il comparto moda non sarà investito solo dai saldi. Con l'introduzione del nuovo codice di consumo e l'applicazione dell'articolo 17 bis ci sarà l'introduzione della doverosa trasparenza e correttezza da parte dei negozi di vicinato. Come associazione di rappresentanza, la Confcommercio Agrigento desidera quindi evidenziare l'importanza di seguire le regole affinché gli acquisti vengano effettuati in modo sicuro e trasparente, come ci ha dichiarato Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio. Ricordiamo le regole in base ai cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. La prova dei cambi: non c'è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante. I pagamenti, le carte di credito devono essere accettate da parte di tutti. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere caratteristiche stagionali o di moda ed essere suscettibili al notevole deprezzamento se non venduti in un certo periodo di tempo. Indicazione del prezzo: l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Queste le regole da seguire. Parco letterario di Agrigento, c'è il rischio di restare al buio perché il comune di Agrigento non pagherebbe le bollette. Sull'assurda situazione ascoltiamo Dino Barone, intervistato da Arturo Cantella. Cosa sta succedendo al parco letterario Luigi Pirandello? Lo chiediamo all'ingegnere Dino Barone, che ne è il custode, il garante, insomma, che è l'anima di questo parco.
Sì, mi è stato dato l'incarico a suo tempo di referente. Referente è un lavoro molto importante e di una certa, diciamo, riguardo. Noi non siamo qui per fare denigrazioni, ci ha detto sia la nostra educazione sia la comunità europea, assolutamente. Dobbiamo solo riferire, e riferire nella concertazione che è la base della programmazione negoziata su cui è stato fondato il parco letterario a cura della comunità europea e degli enti locali, tra cui il comune di Agrigento. Succede che purtroppo negli ultimi 2 anni il comune di Agrigento non ha saldato ancora una modesta quota, modesta somma delle utenze Enel, energia, e dovrebbe farla più presto perché il distacco è previsto di minuto in minuto. E vengo proprio stamattina dall'Enel per vedere di bloccarlo per almeno 2 o 3 giorni, visto che il comune e il dirigente per un verso si rifiuta, per un altro verso non può, per un altro verso non è così pater familias da prendere queste pochissime somme da un altro capitolo, il capitolo delle somme urgenze, intendo dire delle somme dovute alle utenze, e quindi al capitolo delle attività culturali, ecco, parliamoci chiaramente, che invece esiste e che ammonta a più di 100.000 euro. Allora, noi cosa chiediamo? Chiediamo ufficialmente che il sindaco si faccia sentire, perché già ha dato incarico all'assessore Ciulla, perché sabato c'è una manifestazione di livello nazionale, il premio Buttitta, a cui addirittura il sindaco sarà lì a presentare, a presenziare, a presentare. E non possiamo permetterci la città capitale d'Italia del 2025, della cultura tra l'altro, nel fulcro della cultura agrigentina che è anche Piazzale Caos, a 10 passi dalla casa di Luigi Pirandello. Non possiamo permetterci qualche brutta figura che fin qui non abbiamo mai fatto. Il debito a quanto ammonta? Il debito ammonta a meno di 1.800 euro in 2 anni, cioè 24 mesi, basta fare una divisione. Tra 1.800 euro e 24 viene una somma veramente poco esosa, assolutamente modesta, come l'abbiamo chiamata noi. E quindi, diciamo, dovrebbe essere sopperita secondo le, diciamo, indicazioni del signor sindaco, che invece si è mosso positivamente, lo dobbiamo dire, prima delle manifestazioni del 28 giugno con l'intervento urgente ed immediato per che cosa? Il decespugliamento della piazza, lo spazzamento e le pulizie varie che hanno reso la piazza un incanto finalmente, come fa sempre ogni anno, con le transenne che poi purtroppo sono sparite. Sono anche state prese senza un verbale di consegna, quindi anche qui c'è poco coordinamento e noi abbiamo l'ordine, diciamo il ruolo di coordinatori di questa situazione, nel senso che non può essere scoordinato il rapporto fra i vari enti o fra i vari dirigenti, ci deve essere la concertazione programmata e che deve portare sicuramente a maggiore ordine in una città dignitosa che deve ora assurgere entro 2 anni, abbiamo 2 anni di preparazione, a essere capitale, io dico anche, è italiana, ma sarà la capitale della Magna Grecia. È stato anche a Bruxelles, cosa le hanno detto in merito contro la nostra situazione? Sono stato a Bruxelles, alla Commissione Europea, alla Direzione Generale della Giustizia, e mi è stato riferito che il parco letterario e la città di Agrigento, essendo stato finanziato, avviato dalla comunità europea, naturalmente deve seguire le sue prospettive e le sue indicazioni, ma è sotto controllo, perché la città di Agrigento lo sanno tutti, lo sapevano pure sui treni, i velocissimi treni del Belgio, che cosa? È la capitale e lo sanno tutti che è la capitale, grazie ai templi e grazie al suo grande patrimonio che conoscono tutti, in tutte le lingue me lo dicevano, la capitale della cultura italiana del 2025, e quindi non può esimersi da essere sotto controllo per motivi vigilanti, per motivi negativi. Però il capitolo non esiste al comune. Il capitolo non esiste perché c'è stata una
Dopo tanti anni ancora. Una inadempienza che l'amministrazione, infatti noi contavamo sulla nuova amministrazione, ci siamo recati subito dall'assessore al bilancio, nonché vice sindaco, nel novembre del 2000, appena stato eletto Parliamo del vice sindaco Trupia, e cosa l'ha detto? Che si sarebbero mossi, ma purtroppo ancora non è stato fatto. Ora, quindi, per questa vicenda noi suggeriamo di intervenire attingendo dalle somme di gestione delle attività culturali. Se non sabato non si può fare nessuno spettacolo. Sì, già gli organizzatori non sanno come fare con gli inviti già pronti e i viaggi per coloro che devono ritirare i premi. Gatto decespugliatore in via Garibaldi ad Agrigento. Un po' di umorismo, ci sta per rendere meno pesante la situazione della città dal punto di vista igienico-sanitario. Grazie a Don Carmelo Petrone che ci offre un altro video curioso, una vera arte quella del sacerdote giornalista di raccogliere ogni giorno spunti davvero curiosi come questo gattino che magari qualcuno starà pensando di adottare. Il presidente del Parlamento della Legalità Internazionale Nicolò Mannino ha incontrato al Cairo l'ambasciatore italiano Michele Quaroni. Dopo l'incontro con l'ambasciatore italiano in Egitto, l'ambasciatore Michele Quaroni, abbiamo voluto portare un messaggio di speranza con questo attestato di sede di rappresentanza del Parlamento della Legalità Internazionale al Cairo. La motivazione è semplice: per unire il cuore di due nazionalità per una cultura di pace e di fraternità. È un impegno che ci siamo presi da diversi anni con la comunità egiziana, in modo particolare con il nostro amico George e Basem, due punti di riferimento in questa bellissima realtà, ed oggi questo attestato l'abbiamo controfirmato nell'ambasciata italiana al Cairo, non potendo non ricordare anche il nostro ambasciatore Luca Attanasio, di cui i genitori fanno parte dello staff di presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale. È una pagina storica, un momento bellissimo nel quale ognuno di noi, venendo al Cairo con una bella delegazione del Parlamento della Legalità Internazionale, ha voluto lanciare un messaggio di bellezza, di gioia, di amore alla vita, e quindi dal Cairo portiamo quello che è un inno di bellezza e di speranza anche nella nostra bella Italia. Questa nuova sede al Cairo, oggi stanziata, dimostra come il Parlamento internazionale della legalità sorvola i confini italiani, va al di là delle lingue, delle razze, delle ideologie e unisce tutti i popoli portando gli stessi principi che risuonano in un solo cuore, quello del Parlamento internazionale della legalità. Io sono onorata, felice, riconoscente di essere ancora una volta qua al Cairo per l'insediamento di questa ambasciata del Parlamento della Legalità Internazionale, che diffonde la cultura della pace, della legalità e della fratellanza e che unisce due popoli come quello egiziano e quello italiano, l'unico obiettivo è quello della pace e della fratellanza. Recuperati dai fondali a Pantelleria i resti di un aereo della Seconda Guerra Mondiale. Recuperati a Pantelleria dai fondali in località Mursi i resti di un aereo della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un caccia intercettatore Macchi C-202 Folgore, inabissatosi a 30 metri di profondità nel lontano 1943. L'operazione di recupero è stata realizzata congiuntamente dall'Aeronautica Militare, Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, dalla Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana e dalla Guardia Costiera, Ufficio Circondariale di Pantelleria, con l'ausilio del Terzo Nucleo Subacquei
della Guardia Costiera di Messina. Del velivolo in fondo al mare, già nel 2010, era stata recuperata l'elica triplica metallica prodotta dalla Piaggio, che è un'elica a passo variabile in volo a velocità costante del diametro di oltre 3 mesi, già musealizzata nella sede dell'Accademia Militare di Pantelleria. Ad aprile di quest'anno è stata realizzata una documentazione videofotografica completa, un rilievo fotogrammetrico, una ricostruzione tridimensionale di dettaglio del relitto ed è stato riportato alla luce il propulsore di un aereo, un motore di 12 cilindri invertito. Il mare, afferma l'assessore regionale beni culturali Francesco Scarpinato, ci restituisce una testimonianza della nostra storia recente grazie all'intervento condotto con grande professionalità dai soggetti che si sono spesi affinché la riemersione delle parti del caccia potesse essere portata a termine. L'aereo recuperato assume una grande importanza sia per ciò che rappresenta nella storia dell'aeronautica militare italiana, sia per la memoria dei drammatici frangenti del conflitto mondiale che interessarono appunto l'isola di Pantelleria. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. A Grotte il ventennale del premio Nino Martoglio. Vediamo. Il premio Nino Martoglio Città di Grotte fa 20 anni. Sabato 15 luglio alle ore 20:30 la nuova edizione. Il premio Nino Martoglio, fondato da Aristotele Cuffaro, un importante riconoscimento che celebra e promuove le eccellenze siciliane nel settore della cultura. Nel 2006, per iniziativa del noto cinematografico Gregorio Napoli, è stata istituita la sezione del premio dedicata al cinema, al teatro, al mondo dello spettacolo. Questa sezione premia attori e registi siciliani che si sono distinti a livello nazionale nel loro campo specifico. Nel corso degli anni il premio ha ospitato personalità di spicco come Cipri, Maresca, Roberta Torre, Pasquale Scimeca, Ficarra e Picone, Giovanni Cacioppo, Bellomo, Roy Paci, Pino Caruso, Gianfranco Iannuzzo, Franco Battiato, Pippo Baudo, Aurelio Grimaldi, Donatella Finocchiaro, Leo Gullotta, Davide Coco, Tuccio Musumeci e altri. Dopo la scomparsa del fondatore Gregorio Napoli, avvenuta nel 2010, il premio è stato intitolato a lui, la moglie di Gregorio, Elena Locastro Napoli, nota per la sua rubrica di critica cinematografica sul Giornale di Sicilia, subentrata insieme a Maria Lombardo, caporedattore del Giornale La Sicilia di Catania, al produttore e regista l'agrigentino Francesco Bellomo, per continuare l'opera di valorizzazione della cultura dello spettacolo in Sicilia. Il premio Martoglio rappresenta una piattaforma per gli artisti siciliani che si sono distinti nel campo del cinema, del teatro, della televisione e hanno contribuito a diffondere e rafforzare la cultura siciliana a livello nazionale. Il premio speciale Nino Martoglio per la musica va a Silvia Salemi, cantante eccelsa e sensibile che si è fatta notare sin dai primi successi nel panorama della musica italiana. La Salemi ha dimostrato talento e versatilità nei vari programmi televisivi e ha partecipato. La sua presenza cinematografica carismatica è stata d'impatto e coinvolgente. Premio Nino Martoglio, sezione Gregorio Napoli, a Giampiero Ingrassia per l'eccezionale talento e le interpretazioni nel campo della prosa e del musical, figlio del grande Ciccio Ingrassia, grazie alla sua eredità familiare sin da ragazzo, si è fatto subito notare nel campo dello spettacolo e nel teatro, ha dimostrato una profonda comprensione del mestiere dell'attore. Premio Nino Martoglio per la sezione Francesco Pillitteri va al regista Michele Guardì per il suo straordinario contributo come autore di programmi realizzati inizialmente insieme al compianto Enzo Di Pisa, che ha fatto la storia della televisione per essere raffinato autore di romanzi, testi, cabaret teatrali. Guardì ha tracciato un'impronta indelebile nel mondo dell'intrattenimento televisivo come autore di programmi storici, tra cui Fatti Vostri, che è diventata la trasmissione più longeva delle televisioni europee. La serata sarà intervallata dagli interventi artistico-musicali del coro Terzo Millennio, diretto da Domenica Mannella, che riceverà anche un premio speciale per la lunga carriera artistica. Il ventennale sarà presentato da Francesco Bellomo e dalla modella Martina Di Fonte. A Palermo protesta della CGIL contro l'autonomia differenziata.
Fermare la proposta di un'autonomia differenziata che svantaggerebbe le fasce più deboli, tra le quali i pensionati siciliani, penalizzati economicamente rispetto ai pensionati del centro e del nord Italia. Così la CGIL e la UIL continuano le manifestazioni di raccolta di firme per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. Stamani i rappresentanti sindacali si sono dati appuntamento davanti alla sede dell'INPS di Palermo. I pensionati sono una delle categorie più in difficoltà. Partono soprattutto i pensionati siciliani, si parte da un gap rispetto alla media dei pensionati nazionali di circa 200 euro e in particolare di quasi 400 euro rispetto ai pensionati delle regioni del nord che sono più ricche e che in qualche modo potrebbero avvantaggiarsi dall'autonomia differenziata. Penso che la parte politica che sta sponsorizzando più di tutti questa campagna e questa legge faccia il riferimento a quel territorio. Noi cerchiamo in qualche modo di fare evidenziare le difficoltà che ci sono nei territori del meridione, in particolare in Sicilia, e quindi ci appelliamo al Presidente della Regione affinché faccia sue le nostre idee, le nostre proposte in merito all'autonomia differenziata, che veramente potrebbe spaccare in due il paese, forse anche in più parti e non solamente in due. In Sicilia i pensionati hanno un reddito o meglio un assegno pensionistico che è di meno di 1000 euro al mese. C'è un divario tra il sud e il nord del paese che rispetto al pensionato, la media del pensionato, quella nazionale, è di circa 200 euro in meno rispetto al pensionato siciliano. E rispetto al pensionato del nord il divario addirittura è di 400 euro in meno sulla pensione. Quindi dal punto di vista reddituale questo colpisce parecchio la condizione di vita economica e sociale dei pensionati, degli anziani, che spesso per questa ragione sono costretti persino a rinunciare alle cure, perché devono scegliere o fare la spesa o curarsi, perché il Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quello che abbiamo noi è diversificato, perché curarsi in Sicilia è diverso che curarsi al nord. Negato ad Agrigento il diritto di fare sport, lo dice il consigliere comunale Pasquale Spataro. In una nota stampa il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, afferma come nella nostra città è negato il diritto di fare sport, ennesimo fallimento. Continua il mio tour per le vie di Agrigento, destinatario di diverse segnalazioni da parte dei cittadini che sono stanchi di pagare le tasse comunali tra le più alte d'Italia e non avere un riscontro adeguato in termini di servizi che anzi latitano e certificano l'immobilismo di un'amministrazione agganciata a una politica miope e senza prospettive. La questione degli impianti sportivi rappresenta l'ennesimo fallimento dell'amministrazione in carica, afferma Pasquale Spataro. La piscina è chiusa ormai da anni. Quando l'assessore pubblicamente millantava l'immediata riapertura, colpendo pesantemente chi vuole fare sport e soprattutto chi utilizza queste strutture per un percorso di riabilitazione funzionale, a oggi la piscina è ancora chiusa e non si vede la luce in fondo al tunnel. Per lo Stato e il Senato non si è nemmeno in grado di regolare i rapporti con la squadra dell'Acragas per la gestione della struttura. Diversamente basta girarsi a pochi chilometri da Agrigento, a Favara. Lo stadio comunale sarà oggetto di un massiccio restyling frutto di una stretta sinergia tra il comune e la società sportiva. Lo stadio di fatto vive nell'abbandono più totale e 30.000 euro di lavori vengono scambiati come la soluzione a tutti i problemi. La realtà è un'altra, continua Pasquale Spataro, consigliere comunale di Agrigento. Lo stadio è abbandonato a se stesso e il comune è incapace di dargli una gestione adeguata, applicando le norme in materia che consentono di muoversi senza particolari vincoli, con il rischio di perdere il calcio che conta. E in ultimo, conclude Spataro, la palestra polidistrettuale, pronta all'apertura ormai da tempo, ma che di fatto costituisce un'incompiuta con grave danno per le casse statali che hanno destinato un finanziamento. Segnalerò il caso alla Corte dei Conti, al Ministero degli Interni, autore del finanziamento, per valutare eventuali responsabilità. Non ci sono soldi per l'assistenza degli alunni disabili. Vediamo.
Scaldano i motori gli assistenti igienico-personali e gli alunni disabili delle scuole di Palermo e provincia in vista del nuovo anno scolastico, montano le preoccupazioni per il loro futuro. Al momento infatti mancano i fondi per il servizio, un servizio che comunque quest'anno è stato assicurato con maggiore continuità, ma gli assistenti, dopo oltre 25 anni di impegno nelle scuole, chiedono la stabilizzazione che offrirebbe una garanzia di continuità assistenziale agli alunni. La situazione a Palermo e provincia è, come dire, in pericolo quest'anno, l'inizio dell'anno scolastico, perché non ci sono i fondi, e questo ce l'hanno detto apertamente. Manca la stabilizzazione oramai per un servizio che si dà da anni, qua siamo oramai, credo, forse più di 25 anni. E quest'anno effettivamente si è riusciti, anche se abbiamo cominciato a lavorare un po' più tardi, diciamo dall'inizio dell'anno scolastico, mi pare agli inizi, a metà ottobre, però siamo riusciti. Ora, che siamo riusciti a lavorare non è però, come dire, non è stato soddisfacente né per il servizio dato ai ragazzi disabili né per i lavoratori e le lavoratrici, perché si tratta ancora di 24 ore settimanali, non copre l'entrata e l'uscita, ma soprattutto l'uscita dei ragazzi e delle famiglie che hanno difficoltà, diciamo, quando li vanno a prendere. Per questo abbiamo insistito nelle riunioni che stiamo facendo, abbiamo fatto una riunione con il dottore Lo Galbo della città metropolitana e una con l'assessore Nuccio Albano dell'assessorato al lavoro, insistiamo sulla stabilizzazione, perché un servizio stabilizzato significa servizio effettivo per i lavoratori, le famiglie, i ragazzi disabili, con un problema particolare che è quello del salario. Abbiamo chiesto almeno l'aumento delle ore, dalle 8 alle 24 a 30 ore, per coprire almeno l'uscita dei ragazzi e delle famiglie che non sanno come fare quando devono andare a prendere, devono andare prima. Attualmente a Palermo e provincia sono 150 circa, sono stati un po' tagliati perché eravamo 200 e più, ma negli ultimi anni, per motivi diversi, per taglio ai fondi, per taglio al numero di ragazzi da accudire, volontariamente da parte del governo per risparmiare, noi questo diciamo, lo diciamo sempre e viene confermato dai numeri, il numero adesso è di circa 150. Bene, tutto per oggi, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.